Minacce e frasi razziste. L'attacco contro il professor Giorgio Israel parte da un forum ospitato da un sito di cultura e politica antagonista. L'artefice della riforma Gelmini è l'ebreo Giorgio Israel, come lo era Marco Biagi per la riforma sul lavoro. Un accostamento che fa rabbrividire, insulti antisemiti e impulso brigatista, un mix di violenza ideologica, l'accusa di aver contribuito a precarizzare il mondo della scuola. Il professor Israel, docente universitario di matematica alla Sapienza, è un consulente del Ministero della Pubblica Istruzione e risponde, pacato e preoccupato, sul proprio blog. Ribadisce che il suo progetto di riforma non c'entra nulla con Poco il tempo, ci vuole un precariato, lavoro ma di si occupa di profondità. formazione degli insegnanti. Paradossalmente sono d'accordo con chi attacca il professor Israel, perché oggi uno che dice che per insegnare matematica, oltre di pedagogia, bisogna sapere di matematica, e bisogna dargli contro. Insomma, fuori del paradosso, io credo che sia una polemica veramente vergognosa. Al professore è arrivata la solidarietà del ministro del welfare Sacconi, del ministro Gelmini e di vari esponenti del mondo politico. Sul sito comedonchisciot.org le minacce sono ancora pubblicate.